Mario Francesconi, presidente del Circolo Ricreativo Castelnovese. Mario, ci possiamo mettere qua perché voglio far vedere la tanta gente che è arrivata. Quindi sì, per la soddisfazione che avete veramente voi come circo. Certo, è una grande soddisfazione vedere, perché soprattutto penso che dimostri che evidentemente a Castelnuovo si sta abbastanza bene. Siamo una piccola realtà, però sinceramente che si impegna tutta, c'è un paese intero, una frazione intera che si mobilita per le nostre manifestazioni, e questa è, permettetemi, la soddisfazione massima, perché al di là dei numeri che possiamo fare, il vedere, lavorare persone per un obiettivo è la cosa più importante. Scelta di bisteccone, non di bistecchine, mi sembra, qui da voi. Eh sì, proprio così. Scusa, ma te da dove vieni? Città di Castello. Ah, siete arrivati per la bistecca, hai portato anche lei? Sì, veniamo tutti gli anni. Dove sei? Sempre città, San Giustino. Sì. Tutti gli anni, ormai venite sempre qui a mangiare la bistecca, perché? Sì, 4 anni mi sembra. L'abbiamo presa scampagnata. Sì. Quindi tutti gli anni fissi. Allora, diciamo così, la bistecca vi piace? Alta. Sì. Molto alta. Sì. Cottura media. Lui ha sangue. 3 bistecche Luca, 4 bistecche, tutte belle alte, alte quanto? Di peso o di centimetri? Di centimetri non saprei, saranno 3-4 centimetri. Di peso non sono molto pesanti, sono sui mezzo chilo l'una, 4,5. Dimmi la verità, com'è questa bistecca, te che te ne intendi? Se è buona per quanto è bella, è parecchio buona. O trimina qua! Trimino. No, nel senso che è molto semplice, abbiamo un forchettone lungo. Sì, ma ci si brucia uguale, eh? Ci si brucia uguale. Però mi sembra che qui stasera ci sia gente che vuole le bistecche più alte, quindi fa una scelta diversa. Sì, fa una scelta, se la prende, se la fa tagliare al momento e se la paga a peso, diciamo, e se la cuoce qui. E noi gliele cuociamo, ecco, insomma. Sì, però vedo che è diversa il modo di cuocere una bistecca più alta, no? Sì, certo, è diversa perché ci vuole più tempo, capito? Va cotta nella costola e poi sopra e sotto. Saranno circa 5, 10, 15 minuti ci vuole di tempo per cuocere una bistecca di, diciamo, di 4-5 centimetri. La fine di marzo porta sempre con sé il buon gusto di una buona bistecca. Ma te che hai sempre fatto l'agricoltore, colore come deve essere? Non tanta rossa. Non ce la preoccupate. Esatto. Intanto quello lì è importante, poi? E andare da macellaio che si possa fidare. Buono questo consiglio. Poi vedete, dei qua, guardate, c'è chi fa l'idraulico, che fa il coso, poi dopo alla fine però, vedete, si unge tutto in un'altra maniera, è vero? Si scalda parecchio. Quando si arriva stasera siamo cotti anche noi. Senti, per ora, alle 19:20, quante ne avete fatte già? Parecchie? Serviti tanti? Serviti già un 150-200. Vorrei ricordare una cosa, lo scorso anno erano 800 bistecche, non bastarono. Quest'anno siamo a 1200, se spera di darle via tutte. E certo che le darete via tutte. Sono mancate. Bravo. E poi dimmi un po', te carissimo, l'hai fatte te queste qui? Sì. Sì. Sei organizzato, eh? No, bisogna organizzarsi. Ma ti ci vuole anche la maschera antincendio, era sì, qui, perché tra un pochino. Sì. Senti, in casa cuoci te o cuoce la moglie? Le bistecche. No, è un po' di tempo che le bistecche le cuocio io. Le cuoce anche la mia moglie, però qualche volta le cuocio anch'io. Insomma. Senti, ma visto che nell'azienda te ci hai messo il tuo figliolo, qui a cuocere un pochino non è che ce l'ha data il cambio. No, dopo lui viene a mangiarla dopo. Ecco. Antonio, ciao, questa Stefanella. Bistecca ti piace sempre più perché tu pepi e sali e pepi. Io ormai sono diventato un grande, a salare e pepare è una cosa, è mitico proprio, guarda. Sono 5 anni, salo pepo. E a casa sei un tipo peposo o un tipo salato? Sono salato al momento, ma anche peposo. Questo per la sua moglie, signore. Sì, come il mio carattere. È come fuori, che quando c'è da essere incisivi, siamo incisivi. Senti una cosa, questa bisteccata vedo che già alle 19, pensate che tipo di situazione si è presentata, già tantissima gente, già tutti pronti per mangiare. C'è chi viene dalla Val Tiberina, da Città di Castello, che ritorna. Sì, vengono da tutte le vallate, perché
diciamo anche l'edizione precedente è piaciuta come le altre, e quindi è un'occasione annuale anche per le altre vallate, per le persone delle altre vallate, venire a assaggiare la bistecca di Castelnuovo. Bene, visto che la bistecca di Castelnuovo è buona e poi si cuoce anche bene ed è salata e pepata bene, scusa, quanta percentuale c'hai di pepe? Allora, Luca mi ha insegnato che ci si mette su 100, 130. 30 di pepe. Pepe e 100 di sale. Bene. Che è quel mix un attimino più, diciamo, ottimo per la bistecca. Dopo ognuno ha le sue caratteristiche, insomma, capito? Si sale e si pepa da una parte e dall'altra? Sì, va salata e pepata da tutte e due le parti. Sarebbe meglio anche tenerla un pochino lì e poi dopo cuocerla, buttarla subito nella. Mi sembra che a casa possa fare le bistecche. Peccato che a casa ci sia un cuoco, che è suo figlio e che fa veramente di professione il cuoco. Sì, lui ora attualmente non è potuto venire a darci una mano che a lavorare giù vicino a Chianciano, a Fabbro. Perché sennò era presente anche lui a darci una mano. Ma questo vuol dire che in pratica la scuola sta facendo il suo corso. Certamente, una scuola alberghiera, lui è stato 2 mesi in Francia, ha fatto un po' di esperienza lì, dopo però casa è casa. Però si arrangia ora a girare, diciamo, in Umbria, è stato anche a dei corsi con l'associazione Cuochi Umbri e ora Fabbro a fare esperienza. Bene, però insegnagli a come si cucina la bistecca, come fa Castelnuovo, perché se qui vengono da tutte le parti può essere che li prenda per la gola. Alla grande. Sembrerebbe una stupidaggine quello che fa lui, perché di qua c'è Antonio che sta salando e pepando e quindi uno dice quella è la parte importante oltre che tagliare. Ma quello che fa lui è importante perché fa un piccolo tagliettino. Te l'hanno spiegato perché è importante il tagliettino? E se no non si cucina bene. Se no che fa? Si attorciglia. Si attorciglia. Sì, si accartoccia. Si accartoccia. Capito, anche a casa magari fate questo tagliettino. Così sta stesa sulla gratella. Bene, allora come vedete ognuno ha il suo ruolo, ma bisogna servirne 1200 questa sera. Virgilio che fai? Gabriele che fa? Fanno partire i buoni piatti delle bistecche. Ma la bistecca prima di tutto deve essere condita. Virgilio, con che cosa la condisco io la bistecca? Aromatizzate con rosmarino e pepe verde. Il rosmarino è tuo? Sì, è ovvio, le nostre siepi, ce ne abbiamo a volontà, non ci sono problemi. E l'olio? L'olio è di frantoio, di quello nuovo, ultimo fatto, perciò saporitissimo. Perfetto, allora un pizzico di rosmarino, un buon olio. Qualche chicco di pepe verde e viene insaporito, diciamo, una via di mezzo tra due sapori che si accostano bene. Te sei un mangiatore, io l'ho capito. Sì, basta guardarsi. Gabriele, come sta andando la distribuzione? Ah, molto bene, molto bene. Sì, sì, i ragazzi lavorano veloci. Tutta la gente vuole stare aspettando. Sì, sì. E poi specialmente la bistecca deve essere servita molto calda, se no perde tutta la sua bontà. Perfetto, Gabriele, grazie. Allora ragazzi, loro che sono giovani, ma stasera non potevi andare a fare una girata? No, avevo voglia di andare qui con i miei amici a servire. Bravo, bravissimo. Tra tanti giovani, c'è anche qualche persona che ha qualche annetta in più. Scusa, quanti anni hai? Io ho 83. Oh, avete visto? A Castelnuovo, piccini e grandi, vanno tutti bene, basta lavorare. Qui ci sono le patate e tutto il resto. Scusa, li tratti tutto bene? Guarda, non manca niente. Praticamente, guarda là, il Vincenzo. Scusa, è un pochino cocantucce, buono. Poi vedi, stasera ho chiamato la persona giusta per me, come fai? Ci voleva. È quella che fa la differenza. Io qui sono un po' più grezzo e arriva la signora, tutto precisino. Io ho visto che ti sei fatto anche da barbone adesso, sì, quindi è vero, devo dirlo. Sì, è vero, sì. Mi devo confondere, ma ancora non è quella bella barba... di fare l'attore, ma non importa, nel frattempo così noi diamo il buon formaggio, ma è buono il formaggio. Questo è di Luca Biondini. No, qui avete fatto un gruppo che, scuse, però te sei quello, è più mangiato, no, lui forse mangia più di te, ma insomma... Se vede la stazza più robusta. Sì, invece più calmino, vedi, un po' così. Ma chi va piano va sano, lui capito, piano piano ci raggiunge. È vero, ragazzi, ma cosa sono le bistecche? Buone. Buone. Ma scusa, domandaccia, meglio la polenta, visto che naturalmente lui è quello che crea un'ottima polenta in occasione del carnevale a Capolona, o meglio la bistecca?
secondo secondo la situazione, ora meglio la bistecca. Dopo una giornata di lavoro sull'Alpe di Catenaia, lo vediamo qui naturalmente a raccogliere frutti buoni. Ma lui che per una... T'ho visto oggi! Ma lui che per una vita ha fatto il pizzaiolo, adesso con naturalmente la bistecca, come ti sembra? Cotta giusta? Sì, è ottima. Anche la carne, perché qui c'è un problema naturalmente legato più che altro alla carne. No, no, chi la scelta sa quel che fa. Walter, scusa, stasera che sei in libera uscita, però vedo che hai portato qualcuno che può lavorare. Certo, io per trovare chi lavora sono lasso, per non fare niente io. No, ho degli amici qui che sono venuti da Melbourne, ma non solo per la bisteccata, hanno preso un anno sabbatico dal loro lavoro giù e sono venuti ad Arezzo per conoscere bene la Toscana. In un anno hanno preso un affitto, una casa qui in Arezzo e vogliono vedere tutta la Toscana. E stasera li ho coinvolti qui a lavorare, visto che ce n'è bisogno, grazie al tempo. Senti, ma la bistecca c'è a Melbourne? Sì, ce ne sono diverse, belle bistecche, ma non così divertente come questa bisteccata. Ci stiamo divertendo e aiutare un po' anche. Siamo venuti specialmente stasera, sì. Però ho capito una cosa, che tu hai imparato anche l'italiano. Sì, sì, sì. No, io di origine sono italiano, ma adesso mi sto imparando la cultura italiana. Un'altra cosa, no? Ma tu che fai nella vita? Sono insegnante a scuola, professore di matematica. E questo è un altro mondo, però. È un altro mondo. Ma ti piace come naturalmente si vive qui in un paese come Castelnuovo? Sì, sì, a me mi piace questi tipi di colloqui. Fuori mondo. Un altro mondo, ma per me è fuori mondo. Non c'è un contatto così umano a Melbourne come c'è qui? Non come ho visto qui, perché lì la gente si tiene un po' separata, non c'è un centro dove si fa passeggiata, incontra amici, familiari e prende un gelato. Poche di queste opportunità, ce ne sono poche lì. Qui invece quasi ogni sera ad Arezzo si può camminare, vedere amici e vicini. E a noi ci piace, sì. Senti, ti piace il sangue o ben cotta la bistecca? Un po' di sangue, ma non tanto, non troppo. Rare. Al fiorentino, me l'ha imparato Walter questa. Però c'è un fatto che è sempre importante, si mangia in amicizia e si mangia sicuramente bene e meglio, questa è la cosa principale, però loro le nostre chianine non ce l'hanno. No, assolutamente. Voi la chianina non ce l'avete, avere l'australiana, non so che razza avete, ma la razza chianina non l'avete. Non lo so, io non me ne intendo, ma... No. Vieni a mangiarla qua, tutte le volte prendi l'aereo e vieni a trovarci. Cara, ma... Assoluto, senza dubbio. Dal Chiaveretta Castelnuovo, scusa, ma hai sbagliato frazione te? Ho sbagliato strada stasera. Ah, però una bistecchina ci vuole, dai. Noi si cosce sempre loci queste cose. È vero, siamo sempre loci per andare naturalmente alla Libia e quindi ad Anghiari, perché siamo al Chiaveretto con loro. Ma in realtà, insomma, anche una bistecca, qua si è tratto meglio forse. Insomma, è abbastanza buona. Io ci vengo tutti gli anni, sì, no, veramente. Ma come gli piace a lui la bistecca? Al sangue, è bella grossa, se l'hai fatta fare su misura. Sì, tanto domani mangio un piccione, sicché. Veramente dovrei andare dalla tua lei, perché sa vivere bene e meglio di te in questo caso. Però in realtà lo chiedo a te, perché sicuramente il più mangiatore di casa sei te. Sbaglio? Se no che se veniva a fare Castelnuovo. Noi siamo clienti fissi tutti gli anni, siamo sempre venuti perché si mangia da Dio. È una bella festa, si sta bene. Sì, ma come ti piace della bistecca? È cruda praticamente, la taglio direttamente dalla mucca e poi la mangio. Ma te così proprio? Questo è un cannibale, va bene. Però adesso Fabrizio vieni di qua perché voglio andare da lei che sa vivere bene, ho detto. Beh, a me come altezza, basta che ci si arrivi. Ma che alta è? Nel senso, sì. Lui potrebbe cuocerle direttamente magari su un pannello solare le bistecche, ma... Se potrebbe fare, sarebbe buona anche in quel modo lì. Però c'è, devo dire una cosa, è tanti anni che vengo qui a Castelnuovo e ancora non ho trovato una bistecca che ne è buona. Allora siamo un po'. Meglio così, meglio così. Ma vedete,
vedete, quello che è bello in queste cose, secondo me, è che c'è tutta la famiglia, lui sta mangiando, lo chiede al figlio. Ma è vero o no? Cioè il fatto che comunque queste manifestazioni radunano la famiglia intera. Sicuramente, sia la famiglia intera, ma penso che radunano anche una comunità, e specialmente qui a Subiano e a Capodona, dove c'è la comunità che è sentita ancora, cioè sono quelle cose che ci fa piacere esserci, e poi se la bistecca è buona è massimo, insomma. Mario, abbiamo parlato naturalmente del prodotto tipico, però una cosa che io non ti ho mai fatto dire, e però ci tengo a dirla, proprio perché vedete l'affluenza e soprattutto il fatto che siamo in una piccola frazione. Questo locale dove ci troviamo è di proprietà del Circolo Ricreativo Castelnovese. È di proprietà della popolazione, di fatto, perché è stato effettivamente costruito l'associazione Circolo. Faccio due cenni storici proprio perché me l'hai chiesto e ti ringrazio della domanda, perché siamo onorati di questo. Nasce nel lontano 75 ormai, quando è stata costituita l'associazione, che è nata tra 35-38 persone qui di Castelnuovo, che erano i capofamiglia del paese. Si sono uniti tutti insieme, hanno creato questa associazione all'inizio per giocare a carte in un piccolo locale, poi l'appetito gli è mangiando, visto che insieme stavano bene come stiamo tuttora, hanno deciso di acquistare un terreno, quello sul quale è questa realtà, e poi piano piano è cresciuto questo locale fino a essere in questo modo oramai da una quindicina d'anni circa. Noi cerchiamo di migliorarlo continuamente, cercando di creare sempre più servizi, sempre più strutture. È di nostra proprietà, ma di proprietà della popolazione. Il circolo in realtà è la popolazione. Giusto, perché questo ambiente molte volte è messo a disposizione per tante altre associazioni e per le famiglie, vero? Certo, certo, è continuamente a disposizione. Nel circolo viene svolto, per dire, un corso di inglese. Le famiglie che hanno bisogno di fare il compleanno ai figli utilizzano la struttura. Il circolo e il posto è il punto nel quale si ritrovano anziani del paese, dove fare due parole, giocare a carte, anche se stanno solamente qui tutto il giorno. Per noi comunque sia è una soddisfazione anche questo, vuol dire dare servizio anche questo. Vagini, che ne dici di questa bisteccata? Ti piacciono le bistecche? Sì, a me piacciono, e poi io vengo volentieri qui a Castelnuovo, perché è una frazione, io tutte via le frazioni, perché è un grandissimo rispetto, perché partecipo parecchio a Chiavaretto, a Santa Mamma, Falciano, qui a Castelnuovo, e Castelnuovo con questa bisteccata hanno indovinato il sistema, fanno un menù fisso, bistecca, e le persone ce ne tante. Io ho lasciato la jeep giù in fondo, ma diciamo, mi voglio, fa bene, dopo mangiato si fa la passeggiata. Praticamente anche per me è un onore essere qui con tutti i cittadini di Subiano, e non perché sono tanti. Io penso che anche l'anno scorso le bistecche ne fecero tante, quest'anno forse ne faranno più ancora, ne serviranno più ancora. Te lo dico in un orecchio, sono 1200 quest'anno, dalle 800 dell'anno scorso. Quest'anno ne hanno preparate 1200? Ecco, l'anno scorso rimasero un po' a corto, sicché quest'anno si sono prenuti, però quest'anno ce n'è più ancora, le persone. Come ti piace, alta o bassa? Ma normale, non tanta cotta, però va bene. Allora, io pensavo che lui non mangiasse la bistecca, ma mangiasse solo cinghiali oppure tartufi, ma invece vedo che è un carnivoro nostre... Ma ora, fra due mesi, non so mica, potrei andare a cercare i tartufi, potrei... Vale.